Tribunale ordinario di Torino, sezione quinta penale, Repubblica Italiana in nome del popolo italiano, dichiara gli imputati responsabili dei seguenti reati e li condanna alle seguenti pene. Grillo Giuseppe per il capo F, esclusa la recidiva, riconosciute e applicate le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed €100 di multa. Adesso vedremo i termini concreti della motivazione della sentenza, adesso era preventivabile, ora vediamo come la motiveranno e poi faremo le nostre valutazioni. Credo che sia l'unico caso in Italia in cui per delle violazioni di sigilli ci siano delle condanne così pesanti, ecco, con delle spese così gravi, con del tempo perso da parte della magistratura per una cosa del genere. Credo che voglia dire molto bene il clima di caccia alle streghe che c'è nei confronti dei notari. Questo processo in qualche modo dimostra che ritengo che Torino non sia un luogo idoneo a tenere questi processi. Non è un luogo idoneo perché la pressione su questi processi è enorme, la pressione della procura è enorme per un processo dove normalmente il tutto si risolve in poche udienze. Ovviamente non attiene al giudice, ma attiene proprio al clima che si crea intorno a questi processi, che non sono assolutamente, assolutamente sereni. È una storia di ordinaria repressione, una tra tante storie di repressione che il movimento No TAV subisce per una lotta giusta, una lotta per tutti, una lotta per il futuro, che porta avanti ormai da 25 anni.